viveva una splendida famigliuola composta dalla nonna che si chiamava Nonno Mola. Insieme alla nonna, molto anziana ma molto saggia, vivevano con lei i suoi fantastici nipotini, i gnomini. Uno maschietto di nome Curiosolo e l'altra Golosina. Curiosolo era molto curioso, Golosina aveva sempre voglia di mangiare. E ne abbiamo già troppe oggi. Basta. No, no, oggi no. Andate fuori a giocare, bambini. Non state sempre a mangiare. Andate fuori a giocare. Però attenzione alla foresta che è piena di pericoli. E attenzione soprattutto a non dare retta agli sconosciuti. Andate bambini, andate a giocare. Fate bravi. Gli gnomini, incuranti di ciò che la nonna gli disse, ignara si avventurarono sul prato. Curiosone, però, non ascoltò ciò che la nonna gli disse e, ignaro di tutto, lasciò la sorellina da solo. La sorellina fu attratta. Questo fungo era molto strano perché aveva il cappello pieno di caramelle rosse che attiravano l'attenzione dei gnomini, ma ignara Golosina non sapeva quello che gli stava capitando. Intanto il curioso non si accorse di nulla e vide la sorella. Si ammalò, si accasciò per terra e le caramelle sparirono.